Ragazzi, benvenuti su Spazio Creazioni. Oggi creeremo un acquario, ma sarà un acquario con tanto di pesciolini che nuotano. Vi piace? Vediamo che cosa ci serve. Ci serve il riso, un filo di cotone, colla stick, delle conchiglie, queste le trovate anche in dei sacchetti, colore a matita, forbici dalle punte arrotondate, lo scotch, due bicchierini piccoli di plastica, un pennarello nero, gomma da cancellare, matita, un foglio bianco, acqua del rubinetto, pellicola, acquerelli, uno scatolo delle brioche e carta crespa colorata. Cominciamo rivestendo l'interno del nostro scatolo con la nostra carta crespa azzurra. Lo giriamo e aprendo la carta crespa andiamo a ricoprire tutto lo scatolo. Una volta ricoperto tutto lo scatolo, con la matita andiamo a fare un segno dove finisce la carta crespa. Spostiamo lo scatolo. Dove abbiamo fatto il segnale con la matita, andiamo a piegare la carta in questo modo. Così possiamo andare a ritagliare. Se non ce la fate, fatevi aiutare da un genitore. Ecco qui, questo è il nostro foglio ritagliato. Andiamo a rivestire l'interno. Facciamo una piega da questa parte, una piega da questa, e con la nostra matita andiamo a fare delle linee. Adesso andiamo a ritagliare le linee che abbiamo appena disegnato. Questo è il nostro fondo ritagliato. Adesso andiamo a passare la colla su tutta la nostra base e andiamo ad incollare il foglio di carta crepa. Mi raccomando, passate la colla anche negli angoli. Andiamo a mettere il nostro foglio. Se vi si formano delle pieghe, staccate un po' il foglio e andatelo piano piano a tirare. Una volta rivestito lo sfondo, andiamo a fare la stessa cosa per i lati. Adesso che abbiamo finito di rivestire l'interno del nostro scatolo, possiamo andare a disegnare i nostri pesciolini. Prendiamo il foglio bianco. Ed ecco il primo pesce. Secondo pesce. Ed ecco la stella marina. Ed ecco realizzato anche il nostro cavalluccio marino.
Adesso li possiamo ritagliare. Adesso che li abbiamo ritagliati, andiamoli a ricopiare sul foglio bianco che è rimasto. Così avremo sia questa parte che questa disegnata. Vi do un consiglio: per ricopiare i pesci che avete disegnato, prima girateli e poi andateli a appoggiare sul foglio. In questo modo. Adesso andiamo a ritagliare. Una volta che lo avrete ritagliato, andatelo ad avvicinare all'altro. In questo modo. Se vedete che ci sono delle parti più grandi, con la forbice andateli a ritagliare. Quando avrete rifinito i bordi, andate a disegnare la faccia con l'occhiolino. Girate e si dovrebbe riuscire a vedere l'occhio. Eventualmente lo appoggiate alla finestra e si vedrà certamente. Una volta disegnata anche la faccia, facciamo la stessa cosa con tutti gli altri. Io ovviamente li ho già fatti. Adesso andiamo a colorare le facce dei nostri pesci, tranne la stella marina. La stella marina non la colorate. Ed ecco il primo pesciolino. Questo è il nostro cavalluccio marino e questo è l'altro nostro pesciolino. Adesso con la nostra carta crepa colorata andiamo a decorare tutti i nostri pesci, la nostra stella marina e il nostro cavalluccio marino. Ritagliate un pezzo di carta velina e andate a disegnare la nostra stella. E andatela a ritagliare. Una volta ritagliata la carta crespa, andiamo a passare la colla sulla stella marina che avevamo disegnato. Mi raccomando, mettete sempre un foglio di giornale, un album, prima di andare a incollare. Prendete la stella di carta crespa e andate a incollare. Ed ecco la stella realizzata. Se vi sembra molto chiara, mettete un altro strato di carta crespa rosa sopra quella che abbiamo già incollato. Andiamo a fare la stessa cosa su quest'altra metà. Adesso che la nostra stella marina è pronta, prendiamo un fogliettino di carta crespa rossa e andiamo a creare delle palline. Realizzate queste palline e le andremo a incollare sulla nostra stellina, sia da questa parte che dall'altra. Una volta finita la nostra stella, andiamo a decorare anche gli altri pesci. Per il cavalluccio marino, prendiamo un pezzo di carta crespa rossa e la tagliamo a strisce, in questo modo. Andiamo a piegarle a zig zag. Così. Andiamo a incollarle sul corpo del nostro cavalluccio marino. Se è troppo grande, ovviamente lo tagliate. Continuate così per tutto il resto del cavalluccio marino, senza toccare la pinna, e fate la stessa cosa in quest'altro lato. Completato tutto il corpo, andiamo a decorare la pinna. Prendiamo due quadretti di carta crespa rosa e andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto sul corpo. La pigliamo a zig zag e la andiamo a incollare. Creata zig zag, piegandola in due, è andata a passare la colla qui. Una volta incollate le due parti, andate ad aprire. Questo sarà l'effetto. Quindi andiamo a passare la colla sulla pinna e andiamo a incollare. Facciamo la stessa cosa da questa parte. Adesso con il pennarello andiamo a rifinire gli occhi
Il naso è la testa del nostro cavalluccio. Completati i nostri cavallucci marini, prendiamo lo scotch e il filo di cotone. Ne tiriamo un po' e andiamo a tagliare. Tagliamo adesso una parte sottile di scotch, così, e andiamo a mettere sul nostro cavalluccio marino. Questo scotch lo incolliamo sul filo e andiamolo a mettere sulla testolina del nostro cavalluccio marino. Schiacciate bene e questo è il risultato. Adesso passiamo la colla sull'altra metà del cavalluccio marino e lo andiamo a incollare all'altro lato. Così, se vedete che sono rimaste delle parti bianche, andate a ritagliare un po' di carta crespa rossa e le andate a incollare. Nella stella marina che abbiamo creato mi ero dimenticata a mettere il filo, quindi ho aperto poco poco il cartoncino, ho messo lo scotch col filo e ho chiuso di nuovo con la colla. Adesso per decorare questi pesci andiamo a ritagliare un rettangolo di carta crespa gialla. Mettiamo sopra e li andiamo a disegnare. Non dovete disegnare né la testa né le pinne, perché queste sono già colorate. Quindi quando avremo questa forma andiamo a chiudere i bordini. Andiamo a ritagliare. Una volta ritagliati i due pezzi di carta crespa, li andiamo ad appoggiare sopra il nostro disegno. Se vedete che viene coperta la testa, andate a disegnare il contorno e andatelo a ritagliare. Qui che va a coprire le pinne del pesce, andiamo pure a fare un segno, da ritagliare anche questa parte. Siamo pronti per incollare la carta crespa al nostro pesciolino. In questo modo fate la stessa cosa nell'altra metà. Adesso con un pezzo di carta crespa azzurra andiamo a fare delle strisce grandi così. Adesso le andremo ad arrotolare. Andiamole ad incollare al nostro pesciolino. Se è troppo grande andatela a tagliare. Decorata questa metà andiamo a fare la stessa cosa da quest'altra metà. Decorate le due metà, andiamole ad attaccare. Prima però dobbiamo andare a mettere il filo. Incollate le due metà, con il pennarello nero andiamo a ripassare i bordi del viso e delle pinne. Ecco fatto l'altro pesciolino. Ne manca ancora uno. Per decorare questo pesce utilizzeremo un foglio di carta crespa azzurro e uno verde. E andiamo a creare tante palline, come abbiamo fatto per la stella marina. E questo è il nostro pesce. Lo so, io ho cambiato il colore della faccia, mi piaceva di più così. Adesso io ho già rivestito anche l'esterno del nostro scatolo. Fatelo anche voi, come abbiamo fatto all'interno. Prendete la misura, ritagliate le varie parti e poi le andate a incollare. Lasciate però queste parti aperte, perché qua andremo con lo scotch ad attaccare la pellicola e poi possiamo andare a incollare, perché wow, quello sembrerà il vetro del nostro acquario. Adesso prendiamo il nostro riso, i nostri acquarelli,
i nostri due bicchierini e l'acqua. Andiamo a mettere un po' di acqua nel bicchierino. Servirà giusto poco poco. Andiamo a prendere un po' di riso. Lo mettiamo nel bicchiere. Così. E con il pennello dei nostri acquarelli andiamo a bagnare. Lo passiamo sul blu. Andiamo a colorare il nostro riso. Questo è il risultato. Adesso, poco per volta, così come abbiamo fatto, andiamo a colorare il restante riso. Io ovviamente l'ho già colorato. Nel frattempo che questo si asciuga, andiamo ad attaccare i nostri pesci nel nostro acquario. Per attaccare i nostri pesci al nostro acquario andremo ad utilizzare lo scotch. Prendiamo il nostro pesciolino, appoggiandolo sull'acquario, andiamo a mettere qui. Così si vedrà il nostro pesce che nuota. Il filo che è in più lo andiamo ad accorciare. Sicurezza, mettiamo un altro pezzo di scotch. Ecco qui il nostro primo pesciolino. Facciamo così anche con gli altri. Questo è il risultato. Adesso prendiamo la pellicola e la andiamo ad appoggiare qui sul cartoncino, sulla parte aperta che abbiamo lasciato. Allarghiamo per bene e la andiamo a tagliare. Mi raccomando, fatevi aiutare da un genitore. Facciamo delle strisce di scotch, così. Prendiamo la pellicola, la allarghiamo bene e partendo dal fondo del nostro acquario andiamo ad attaccare la pellicola. In questo modo poi andremo a incollare questa parte. Adesso, prima di andare a chiudere tutta la nostra pellicola, andiamo a mettere qua il nostro riso colorato e le nostre conchiglie. Adesso, con la pellicola, andiamo a richiudere tutto. In questo modo. Allarghiamo bene la pellicola. Tagliamo delle strisce di scotch, andiamo ad attaccare al contrario. Questa è la parte dove c'è la colla. Alziamo la pellicola e andiamo a schiacciare. Andiamo a chiudere questa parte. Mi raccomando, fate attenzione a non far cadere il riso. Usiamo la pellicola e vediamo che è un po' troppa. Sta ritagliata questa parte, andiamo a mettere delle strisce di scotch. Ripetiamo la stessa cosa da questa parte. Per incollare il fondo passate la colla quanto più possibile sulla carta crespa e andate a schiacciare. Cercate di non muovere molto il riso. Da questa parte andremo a fare la stessa cosa. Prendiamo la colla e andiamo a chiudere. Schiacciate bene. Fate la stessa cosa anche sugli altri due lati. E questo è il nostro acquario. Bello, vero? Con i pesci che si muovono. Bene, ragazzi. Vi piace il nostro acquario con tutti questi pesciolini che nuotano? Io spero che vi siete divertiti a realizzarlo insieme a me. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!